Ciao grattini, ciao di grattini! Sono qua di nuovo, finalmente, col mio cerchietto col fiocco che raga sto amando, per farvi un video ask, una schelena di nuovo dopo tanto tempo, con domande totalmente libere. E stavolta vi ho chiesto le domande su Instagram e sono state tantissime. Credo di non aver mai ricevuto tutte queste domande perché, ragazze, sono troppe, sono circa 50, quindi non credo di poter rispondere a tutte oggi, però che succede? Sono diventata un Simpson? Vabbè, sta luce un po' strana. Comunque cercherò di rispondere a più domande possibili, ci proverò. 16 minuti nella telecamera e cercherò di usarli tutti, quindi sarà un video molto lungo. Iniziamo subito. Viva Ivan Graziani. Ivan Graziani, ok, questo è il nick. Mi scrive: "Ciao Ele, io ti adoro", mi rispondi. "Ciao tesoro, ti adoro anch'io". Caruccia. Arimusic09, questa ragazza mi segue sempre nelle live, quindi la sto adorando, io la adoro. Mi fa: "A che età hai deciso di aprire un canale YouTube? I tuoi genitori erano d'accordo? Un bacio, ti aspetto nelle prossime live". Allora, ho deciso di aprire un canale YouTube a 13 anni. Proprio ho iniziato a 13 anni. Quando ho aperto il canale ho iniziato a fare video. Non è stata una cosa, apri il canale senza video. Ho aperto il canale, ho iniziato a fare video e è successo tutto a 13 anni, quindi nel 2013 era marzo, proprio l'inizio di tutto. I miei genitori erano d'accordo, diciamo, mio padre pare un po' una cosa così, però giuro, mio padre mi ha detto, mi ha consigliato di aprire un canale YouTube perché vedeva che facevo i video comunque da sola, non li mettevo da nessuna parte, lui vedeva che ci mettevo tanto impegno, quindi ha detto: "Perché non apri un canale YouTube?". Quindi è stato proprio mio padre a consigliarmi di aprire un canale. Mamma era un po' restia, era un po' preoccupata, tipo, infatti mi ha detto di non mettere il mio cognome originale, però comunque sì, era d'accordo anche lei. Poi Marzi Ugolotti mi scrive: "No, Nancy Ugolotti". Elda risponde: "Hai mai pensato di diventare un unicorno rosa? Hai mai pensato di chiudere il canale? PS, ti amo, mi saluti sul video". Ciao tesoro. Allora, penso spesso, insieme a Scintilla, che tra l'altro è lì, ciao Scinti, di diventare un unicorno rosa, proprio come lei. Lei è Lilla in realtà. Però, sì, sinceramente, ci penso spesso. Che è sta luce, però, raga? Cioè, vabbè. Ci penso molto spesso e non vedrei veramente l'ora, quindi prima o poi proverò a trasformarmi, tornando umana, giusto per vedere un po' cosa si prova ad essere un unicorno rosa. E no, non ho mai pensato di chiudere il canale, cioè ci ho pensato una volta, ma non era seria la situazione. Dopo 5 secondi ho detto: "Fermi tutti, che sto facendo? Non lo farò mai". Quindi è stata una cosa molto così. Poi, Valeria Migrorelli mi fa: "Elena risponde: Che lavoro vorresti fare da grande? Se avessi in mano una lampada magica, quali desideri esprimeresti? La tua casa è in fiamme. Quali sono le 5 cose che salveresti? Mi saluti in un video, mi chiamo Valeria, ti adoro". Grazie mille tesoro, ciao Valeria. Allora, qual era la prima domanda? Che cosa voglio fare da grande? Allora, da grande voglio fare sicuramente la psicologa infantile, come vi ho già detto in parecchi parecchi video, quindi la psicologa dei bambini è una cosa che adorerei con tutta me stessa, cioè mi piace tantissimo. Poi, se avessi una lampada magica, i desideri che esprimerei sarebbero sicuramente la salute. Sì, c'è bisogno di salute in questa terra. Insomma, la protezione per me e per le persone che amo, in generale, amici, familiari, credo sia la cosa più importante, essere sempre tutti uniti e stare bene. Poi un secondo desiderio è andare sempre avanti con YouTube, fare sempre del mio meglio. E il terzo desiderio, ora come ora, è stupido, però diciamo il primo è quello principale, è avverare tutti i miei sogni, tra cui incontrare Norman Reedus, perché in questo periodo devo incontrare quell'uomo, prima o poi lo devo incontrare, è il mio sogno. E l'altra era le 5 cose che salveresti se la tua casa fosse in fiamme. Allora, prima di tutto il mio cane. Poi, proprio prima di tutto, Pitt. Poi le mie foto, credo di sì, proprio le foto di famiglia per avere comunque un ricordo. Poi salverei il mio telefono, sicuramente il mio telefono. Scintilla. E come quinta ed ultima cosa, magari vestiti, qualche vestito, qualcosa. Sì, le cose più importanti, diciamo, quelle che non puoi ricomprare.
Ileniast 91. Ai amica a distanza, sono Ilenia, un bacio ti adoro. Ciao bella. Ho amica a distanza e amici a distanza. Ho la fortuna di non avere una distanza tanto grande, con tutti, diciamo, la distanza riguarda le regioni, quindi ho amici in Umbria, ho amici al mare che sta addirittura nel Lazio, quindi non è proprio distanza, ci possiamo vedere volando quando vogliamo. Ho un'amica molto a distanza che abita a Londra, quindi giusto lei. E poi le mie amiche a distanza sono un po' soprattutto quelle proprio più distanti, quelle di YouTube. Una mia amica che si chiama Agata, che per esempio abita in Sicilia, io abitando nel Lazio, non è che ci possiamo vedere. E quindi è triste la situazione. Ho qualche amica a distanza, sì. E non è proprio una cosa molto bella. Però va bene. Ciao Ilenia, comunque. Martina De Tommaso 03. Il tuo rapporto con YouTube ha cambiato il tuo rapporto con le persone che ami? Come hai reagito quando sei arrivata a 5.000 iscritti? Ti adoro, mi saluti. Un bacio, ciao. Allora, il rapporto con YouTube ha cambiato il rapporto con le persone che amo. No, io ho la fortuna di avere persone non false, quindi che mi stanno accanto da prima che raggiungessi il mio successo. No, vabbè, è successo, ma che vabbè, comunque. Da prima che raggiungessi comunque questo numero che per me è altissimo, loro mi volevano bene. Conosco persone che mi stanno accanto non perché ho YouTube, ma perché mi vogliono bene. L'unico rapporto che è cambiato, l'unica cosa del nostro rapporto che è cambiata è che loro sono molto fieri di me, sono molto felici e non perdono occasione per parlare del mio canale alle persone. Diciamo, sono molto. Li vedo fieri. E mi rende felice, cioè proprio piena di soddisfazione vedere i miei amici, i miei familiari così fieri di me, proprio parlarne in giro. È una cosa bellissima. Quindi ha cambiato il rapporto con le persone che amo, però in meglio, non con falsità, perché si potrebbe pensare anche questo: le persone che ami diventano false perché è un canale YouTube e perché nella loro faccia sembri famosa, ma in realtà. E loro lo sanno, loro mi vogliono bene perché sono Elena, non perché sono Elena Furlan, capito il senso? E sono solo molto fieri e credo sia la cosa migliore proprio. Bellissimo. Come reagito quando sei arrivata a 5.000 iscritti? Allora, sono arrivata a 5.000 iscritti, mi ricordo, verso dicembre, quindi quando ho iniziato a fare i vlogmas. E come ho reagito? Come sempre, ho scritto un poema, ero strafelice, ho avvertito tutte le persone che volevano sapere quando raggiungevo questo traguardo e. Ho scritto appunto il poema, ho fatto il video speciale, ho reagito come reagisco ogni volta che raggiungo i 1.000 iscritti in più, quindi ringraziandomi con tutta me stessa e saltellando per casa, più o meno è quello. Io reagisco più o meno così. Poi, http://anto.anto. Elena risponde: Hai fratelli e sorelle? I tuoi sono contenti che sei fidanzata con Alessandro? I tuoi amici l'hanno presa bene, emoji preferita di WhatsApp, mi saluti, mi chiamo Antonella. Ciao Antonella. Allora, ho fratelli e sorelle? No. Purtroppo no, sono figlia unica. Allora, purtroppo non lo so, a volte sono contenta, a volte mi dispiace, dipende dai momenti. Comunque sono figlia unica. Questa è la realtà. Ho la mia migliore amica che per me è come una sorella, però in realtà, sangue per sangue, io sono figlia unica. E i miei sono contenti che sto con Alessandro, sì, ho questa felicità, non siamo tipo Romeo e Giulietta, quindi i nostri sono abbastanza felici. E i miei amici come l'hanno presa che sto con Alessandro? L'hanno presa bene comunque, sono contenti per me, a parte un po' di gelosia c'è ogni tanto, però non è che ce l'hanno con Alessandro, nel senso ti fa qualcosa, gli spacco la faccia, però è per scherzare, cioè vogliono. È un rapporto normale, cioè i miei amici sono contenti che io sono fidanzata con un ragazzo, è una cosa normalissima. E poi c'era un'altra domanda? Emoji preferita di WhatsApp? La mia emoji preferita in assoluto di WhatsApp, quindi quella che uso di più, quella che mi ispira a mio modo di più, è quella con gli occhi a cuoricino, perché è quella che invio di più in assoluto, insieme al cuore, e quindi sono queste, un po' tutte. Ma non per un motivo particolare, più che altro perché mi somigliano proprio. Cioè, sono quelle che uso di più, quindi. Vabbè. Per questo. AleGazza04, preferisci una fetta di pizza o una fetta di torta? Mi saluti, un bacione. Dipende se ho voglia di dolce o salato, amo tutte e due le cose a parità, quindi bene. Elisa Lelli. Elena risponde: Ciao Elena, mi potresti salutare? Ciao Elisa, ciao. La mia domanda è: ti è mai fregato del giudizio delle altre? Se sì, perché? Se no, perché? Ah, delle altre di chi? Se è il giudizio dei miei amici a cui voglio bene, un giudizio negativo, sì che me frega, sono i miei amici, quindi penso cazzarola, se lo dicono loro deve essere vero. Se è il giudizio di persone di YouTube,
che per qualunque motivo mi offendono, per qualunque cosa, quando le conosco non mi fa né caldo né freddo perché non sono persone che hanno un peso nella mia vita, quindi di quello che pensano loro di me, a parte che non mi conoscono, quindi penso e che ne sapete, di quello che sanno, cioè di quello che pensano loro di me, non me ne può fregare di meno perché a quel punto io non ti conosco, tu non mi conosci, inutile pure che stiamo a parlare, capite il senso? Cioè, io la penso così. Poi, vale 19950Z, sono raffreddata, non so se si sente bene. Sei fantastica, la mia domanda è, hai mai visto la serie TV Once Upon a Time? Allora, nei vlog ne ho sentito molto parlare, nei vlog delle ragazze di YouTube che se lo guardano, ma io no, non so manco di cosa parla, quindi no, non l'ho mai visto e forse lo inizierò a guardare. FranciTube, Elena risponde, ciao Elena, mi potresti salutare, ciao Franci, ciao Francesca. Le mie domande sono: preferisci il gelato o la pizza? Qual è la tua migliore amica in assoluto? Solo una. Preferisci Instagram o WhatsApp? Perché hai deciso di aprire un canale YouTube colore preferito? Boom, sono tante. Allora, tra gelato e pizza, dipende sempre se ho voglia di dolce o salato. Non sono una di quelle che dice la pizza è la vita, perché non lo penso. Qual è la tua migliore amica in assoluto? Valentina, lo sapete, mia sorella, non è la mia migliore amica, quindi il rapporto che ho con lei è un po' diverso rispetto agli altri. Preferisci Instagram o WhatsApp? Tutte e due, perché su WhatsApp parlo con i miei amici, perché i messaggi ormai non li uso più. E Instagram è proprio il modo, è il mio social network preferito per le foto, quindi li adoro tutte e due a pari passo. Perché ho deciso di aprire un canale YouTube? Per far vedere quello che potevo far vedere a un piccolo pubblico, insomma, per esporre le mie idee. Poi io sono una molto chiacchierona, quindi mi piaceva chiacchierare con qualcuno in più. Colore preferito? Fucsia, rosa, tutte le sfumature del rosa che ci sono. Marti S 2004, ciao Marti. Ciao Elena, mi ha risposto. Le mie domande sono: preferisci il salato o il dolce? In quale città vorresti vivere? Quale animale che ti rappresenta è più di più e perché? Allora, preferisco a volte dolce, a volte salato, dipende. In quale città vorrei vivere? Io amo Roma. Però sinceramente mi piacerebbe vivere ultimamente parecchio in America, sono proprio curiosa, o a Londra, oppure a Verona, che mi piace tanto, però preferisco in assoluto Roma, cioè voglio rimanere qua, mi piace. E quale animale mi rappresenta di più? La tigre? Seriamente? E il cagnolino, proprio il cane, sì. Saretta, ciao Ele, io sono Sara, mi potresti salutare? Ciao Sara. Volevo chiederti, se dovessi descrivere la tua vita in una sola parola, quale sarebbe? Qual è la tua canzone preferita? Allora, la mia canzone preferita è All the World di Michael Jackson, più o meno da sempre, da anni che è quella. E la mia vita in una sola parola. Vivi, credo la mia vita in una sola parola è vivi, cioè è un po' strano da dire, però è la mia vita in una sola parola, vivi. Eh sì, chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in camper. Basta. Quali sono le serie TV che seguivi da bambina? Guardavi Disney Channel, quali sono quelle che segui ora? Ti adoro Ele, Rosa02. Allora, le serie TV adesso fanno parte di me, prima proprio no. E adesso seguo The Walking Dead, l'ho appena finito, l'ho finito ieri, sono tristissima che devo aspettare ottobre per vedere la settima stagione e sono molto triste. Anzi, scrivetemi qua sotto chi uccide Negan perché sto morendo. E American Horror Story. Poi da piccola guardavo molto Disney Channel e la mia serie preferita non era una serie ma era tipo High School Musical perché lo adoravo e anche Zack e Cody, sì, quella è una serie e io adoravo anche Zack e Cody sia sul Ponte di Comando che al Grande Hotel, tutte e due perché cazzarola, li amo e niente, queste sono le cose che seguivo di più da bambina e adesso. Poi ci sono le altre domande ma cavolo io... Non ho più tempo e quindi risponderò sicuramente in un prossimo ask. Questo era il video, spero vi sia piaciuto. Scusate se mi avete visto arancione per tutto il video. Qua Adele è tutto, un bacio grande. Ciao!